Oggi cucineremo insieme una buonissima farinata di piselli con cavolo nero e nocciole. Tagliamo a fettine 300 g di cavolo nero senza levarne il gambo per conservarne le fibre. Io l'ho preso in un'azienda agricola a chilometro zero, biologico. Oro è perplesso, della verdura cruda proprio non ne vuole sapere. Tagliamo a metà, o quasi, una manciata di nocciole che poi andremo a tostare in una padella già calda. Aggiungiamo il cavolo nero, dell'olio extravergine di oliva e mescoliamo. In alternativa al sale potete utilizzare, come ho fatto io, un cucchiaio di miso di riso senza glutine. Aggiungiamo dell'acqua calda e lasciamo cuocere per circa mezz'ora. Nel frattempo mettiamo in una ciotola 300 g di farina di piselli e aggiungiamo 900 ml di acqua, 4 cucchiai di olio, curcuma in abbondanza e sale o salsa di soia QB. Frulliamo con il nostro amatissimo mini pimer senza lasciare alcun grumo. Adoro la farinata di piselli perché, a differenza di quella di ceci, il composto non deve riposare. In una grande teglia disponiamo il cavolo nero e le nocciole, un filo d'olio e cospargiamo il tutto con il contenuto della ciotola. E anche questa volta, prima di lavarci le mani, diamo una bella carezza a oro. Sapete che se accendo il forno mi sento in obbligo di fare almeno 2 o 3 preparazioni? Bene, preriscaldiamolo a 180 gradi e mentre aspettiamo che raggiunga temperatura affettiamo una grande cipolla dorata. Su una teglia con della carta forno mettiamo dei pisellini surgelati e una carota tagliata in modo irregolare. Aggiungiamo le cipolle, sale, pepe, olio e della salvia essiccata. Ecco predisposto il contorno improvvisato più veloce e goloso del mondo. Sia per la farinata che per il contorno, il tempo di cottura è di circa 50 minuti. Sforniamo. Impiattiamo e gustiamo. Un piatto unico, coloratissimo, ricco di fibre, proteine e proprietà depurative.